saluto a tutti voi e farei, come dire, subito una presentazione, al di là che Alessandro lo conosciamo un po' tutti, è docente alla Common Est di marketing digitale. Io questa serata però lo presento, anzi sei scrittore, anzi noi ti conosciamo come scrittore, siamo felicissimi come Artelario di presentare questa tua ultima opera, Il predestinato 2, il destino del mondo, il virus cinese, il presidente americano, questo che noi leggiamo sulla copertina del libro. Sottotitolo, o comunque il titolo, Il grande risveglio. Ecco, poi ti lascio la parola subito e secondo me, ecco, hai questa sorpresa che praticamente presenterà, secondo me, tutta questa storia all'inizio di questa tua avventura. Ti lascio la parola. Esatto, quindi ve lo mando subito, è questo qua. Quella di Alex Henderson è una storia cominciata nel 2014 tra le pagine del Predestinato. Nipote di un importante senatore e figlio di un diplomatico, Alex è un congressman in odore di nomination. Per questi motivi, Alex venne preso di mira da un gruppo di evasori, di cui faceva parte la sua amica d'infanzia Maggie Jones, e capitanato da Jason Maddox, un ex collaboratore della CIA, aiutato da alcuni pezzi dell'FBI, che Alex riuscì a sconfiggere grazie all'aiuto della giornalista del Los Angeles Times, Veronica Hates, e al suo migliore amico, l'inseparabile Matt Payne. Poi, come in un film di Hollywood, nei mesi successivi all'uscita del libro, Alex prese letteralmente vita nelle elezioni presidenziali del 2016, diventando il primo e unico candidato della rete nella storia delle campagne elettorali. Un fake dentro al quale batteva il cuore del sottoscritto, capace di coinvolgere decine di migliaia di elettori americani non facendo promesse, ma semplicemente diffondendo una precisa idea di America, che era autenticamente alternativa a quella di tutti gli altri candidati. He's pretty proud of his idea. Sembrava veramente un filmato girato alle primarie del Minnesota. Esatto. In realtà è girato in Italia. Al bar sotto casa, dove tutti i giorni andiamo a prendere il caffè e a mangiare il cornetto, abbiamo invitato degli amici, dei colleghi, abbiamo girato questo video divertendoci, è stato davvero un gioco. Dopodiché io ho fatto tutto il lavoro di montaggio al computer e l'ho messo in rete. Ma la cosa incredibile è che in America sono arrivate, si sono diffuse e che gli americani hanno cominciato a dire: ma questo, però, non forse. Tu come hai avuto, diciamo, i primi riscontri d'oltreoceano? Guarda, la cosa più difficile. Allora, dietro a tutta questa cosa c'è un grande studio, perché per essere credibile, chiaramente devi innanzitutto possedere la materia e in secondo luogo imparare a parlare ed esprimere i concetti come fanno loro con i termini che utilizzano loro. Quindi tantissimo studio, essere credibile e i primi riscontri che ho avuto, a parte quelli dei sostenitori o dei detrattori, attenzione, che però in entrambi i casi giudicavano Alex reale. Sono stati anche gli inviti che Alex ha ricevuto per partecipare a trasmissioni, addirittura anche a un dibattito con altri candidati. In In America. America, assolutamente sì, perché Alex si è rivolto solo ed esclusivamente a un pubblico americano. In Italia questa cosa l'ho dovuta tenere per ovvi motivi in gran segreto da quando ho cominciato lo scorso giugno fino ad oggi Però tu praticamente. sei rifiutato, non c'è andato ai tuoi. No, ho sempre glissato, ho sempre inventato, insomma, che impegni che non Impegni esistevano, perché precedenti. altrimenti chiaramente mi avrebbero scoperto Altrimenti subito. sarebbe andato ai talk show, magari ti saresti trovato in un faccia a faccia con Hillary No, Clinton. guarda, la cosa bella, lo sai qual è? Che adesso quando mi chiamano, le prime due o tre domande me le fanno sul fake, quindi sulla finzione. Ma poi iniziano a farmi domande come se fossi candidato Certo, vero. come hai trovato la qui? Sì, Secondo mi te? chiedono, e qualche settimana fa la BBC USA mi ha chiamato
ero in questo programma in cui si parlava del dibattito repubblicano che ci sarebbe stato da lì a poche ore. Ho risposto a una domanda e il conduttore ha cominciato a dire: no, no, qualcuno dia la carta verde a quest'uomo perché ne abbiamo bisogno qui negli Stati Uniti e si deve candidare davvero. Magari. Allora, lo scontro era tra la superfavorita Hillary Clinton e l'outsider Donald Trump, che sbaragliò inaspettatamente la concorrenza interna al Partito Repubblicano. Ed è proprio qui che comincia il nuovo libro. Ancora in corsa per la nomination repubblicana, Alex decise di candidare come suo vice Edward Snowden, l'ex tecnico della CIA, grazie al quale sappiamo di essere tutti intercettati. Trump andava fortissimo e sembrava che Alex fosse l'unico in grado di tenergli testa, al punto che le voci di una convergenza dell'intero partito su di lui si facevano sempre più insistenti. Ma suo padre Ron, consumato da una lunga malattia, prima di morire gli consigliò di ritirarsi e di candidarsi come vice di Donald Trump. Di primo acchito Alex trasecolò, ma riflettendoci decise che quella sarebbe stata la soluzione migliore. Ladies and gentlemen, please welcome the next president of the United States of America, Mr. Alex Anderson. Okay, a big smile, please. Wonderful. You know, thank you. Thank you. You know, I know that is really difficult, but I'm really convinced to beat Donald Trump. Well, here is another US presidential hopeful you may or may not know. A man called Alex Anderson. He says he's a Republican candidate running for America's top job, and he has gained 26,500 Twitter followers. I'm really campaigning against Donald Trump, against Marco Rubio, against Kasich. Strange, because it's not my first electoral campaign, but this I think is my best electoral campaign. For me, it's really important that the people maybe understand that Edward Snowden is an hero and not a traitor. Da lì in poi la campagna elettorale fu una vera e propria marcia trionfale e la convention repubblicana di Cleveland fu l'occasione per la consacrazione di Alex, che con il passare delle settimane strinse un buon rapporto di fiducia sia con Trump che con il suo consigliere Steve Bannon. Nonostante i sondaggi prevedessero il contrario e tutti i media mainstream sostenessero apertamente Hillary Clinton, la notte dell'8 novembre Donald Trump divenne il 45esimo presidente degli Stati Uniti. Stati Uniti d'America. Preserve, protect and defend the Constitution of the United States. So help me God. Of the United States of America, Donald J. Trump. Dopo aver prestato giuramento, Trump e Alex ricevono dalla CIA un dossier riguardante un virus che si stava velocemente propagando in Cina, nella zona di Wuhan. Quella prima notte, Alex trova il piano, un misterioso libro, apparentemente senza alcun autore, che spiega dettagliatamente i loschi intrecci tra politica e affari, che hanno dato vita a un deep state, una sorta di stato parallelo capace di manipolare tanto l'opinione pubblica quanto l'operato dei politici, compreso il presidente. Mentre si è immerso nella lettura, Alex riceve alcuni messaggi anonimi da qualcuno che lo invita a recarsi a Wuhan per consegnargli documenti che potrebbero salvare milioni di vite, scongiurando il pericolo di una pandemia globale. Alex tocca con mano la barbarie del regime comunista cinese, che opprime il proprio popolo non consentendo alcuna vera forma di libertà, ma solamente controllo e sottomissione. Pena, per chi tenta di ribellarsi, la morte. La Cina è membro permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ma non comunica all'ONU quante esecuzioni fa, previste anche per i dissidenti. Le considera un segreto di Stato. Migliaia, secondo Amnesty International. Le condanne dell'ONU, però, non sono vincolanti.
Ora, in un mondo interconnesso, possiamo permetterci di dire che se la Cina spara in testa, arresta o manda in un campo di rieducazione un cittadino cinese di Taiwan o di Hong Kong perché ha parlato sono solo affari suoi? L'assenza di libertà di parola ha favorito il diffondersi del contagio. A dirlo è un luminare del diritto dell'Università di Pechino, He Weifang. A ribadirlo il suo collega Hu Zhongrun, arrestato. Nel corso del loro incontro ufficiale, il vicepresidente americano accusa Xi di essere stato la causa della fuoriuscita del virus. Volano parole grosse. Alex e la delegazione americana rientrano immediatamente negli Stati Uniti, dove ad attenderli troveranno Trump sul piede di guerra, capace di prendere una posizione durissima nei riguardi di Pechino. As we pursue this bright future, we must hold accountable the nation which unleashed this plague onto the world, China. In the earliest days of the virus, China locked down travel domestically while allowing flights to leave China and infect the world. The Chinese government and the World Health Organization, which is virtually controlled by China, falsely declared that there was no evidence of human-to-human transmission. Later, they falsely said people without symptoms would not spread the disease. The United Nations must hold China accountable for their actions. Questo è lo scontro finale. Infatti, da qui in poi, Alex e il presidente Trump combatteranno senza esclusioni di colpi contro la Cina guidata dal Partito Comunista per scongiurare la pandemia globale. Mentre sullo sfondo si snodano una serie di colpi di scena su fatti apparentemente scollegati ma che hanno tutti una finalità ben precisa. È Trump contro Xi, America contro Cina, cultura occidentale contro dittatura comunista, libertà contro schiavitù. Tenetevi pronti a vivere la madre di tutte le battaglie, perché quando sarà finita il mondo non sarà più lo stesso. Thank you, Alex. Great, great to be with you. Ci siamo. Molto bello e leggermente attuale. Sì, diciamo che l'ho scritto. In realtà, questo libro ho cominciato a scriverlo nel 2017, proprio negli Stati Uniti. E siccome nei primi due capitoli, adesso tanto siamo tra amici per cui posso parlare anche un po' più liberamente del solito, nei primi due capitoli ci sono, diciamo così, le ultime, i miei ultimi momenti insieme a mio papà, no? Quindi ho voluto riprendere quelle emozioni, riversarle in questi primi due capitoli e quindi ci ho messo un po', diciamo che li ho dovuti metabolizzare. E poi la scorsa estate il libro ha preso una piega diversa, perché diciamo che negli ultimi mesi avevo cominciato a darci dentro e poi chiaramente la pandemia è stata decisiva nella piega che ha preso poi alla fine il libro. Ema? Sto prendendo ancora in mano il potere di... No, perché sto girando una cosa su un altro video. Ti sentiamo un po' metallico, Emanuele? Lo so, per quello che non... Mi sentite adesso? Sì. Sì. Allora, la domanda che appunto dopo questo video è già un excursus, diciamo da quando hai iniziato, come dire,
a scrivere, a pensare a questo romanzo, a cui appunto poi questo è seguito il libro, dove, come tu hai fatto vedere, appunto si è ispirata la candidatura alla Casa Bianca della prima tornata del 2016. Per cui spiegaci tra il confine e la finzione, la realtà di tutto questo, di questo libro e di questa storia. Sì, allora diciamo che, per ricapitolare in maniera telegrafica, il primo capitolo del Predestinato esce nel 2014 ed è una spy story il cui protagonista è questo giovane congressman americano, Alex Anderson. Il libro ha un buon successo, tant'è che viene tradotto in inglese, e per lanciarlo sul mercato anglofono devo pensare a qualcosa, no, che potesse dargli visibilità e risalto. Io in quel periodo stavo seguendo come cronista per diverse testate la campagna elettorale che muoveva le prime mosse per le presidenziali, stavano cominciando proprio le primarie sia dalla parte dei democratici che dei repubblicani, e siccome insomma il mio lavoro nell'ambito della comunicazione, ho pensato, mi è venuta quest'idea all'inizio così in maniera, poteva essere bollata come un'idea balzana, e invece ho ritenuto, ho detto sì, va bene, faccio questa finta campagna, creo il sito web, apro il profilo Twitter e candido il protagonista del mio romanzo alle presidenziali americane, chiaramente con un lavoro di branding e di content marketing di altissimo livello, creato il brand, scritto un programma elettorale che è stato giudicato da molti osservatori più completo e innovativo rispetto ai programmi dei candidati veri, e la campagna dura nove mesi in cui io tutte le notti switchavo della mia vita normale e diventavo lo spin doctor di me stesso. E per farvela breve, Alex su Twitter diventa una star, 30.000 follower reali, il suo profilo è tra quelli che hanno il maggior tasso di engagement tra i candidati repubblicani, inserito negli elenchi ufficiali dei candidati alla nomination, invitato addirittura a partecipare a un dibattito con i candidati veri, tantissime richieste di interviste, insomma tutti pensavano che questo candidato esistesse sul serio. Dopodiché decido di fare coming out, lo faccio tramite la BBC, come avete visto qualche frame di quella uscita su BBC World News, e poi da lì considerate che ne hanno parlato in 20 paesi in tutto il mondo, e è stata una cosa che mi ha cambiato la vita. Ci siamo trovati la casa invasa di giornalisti, troupe televisive, hanno fatto due documentari, insomma ne è scaturita veramente una grandissima visibilità, e ancora oggi mi chiamano a parlare di questa case history in Italia e all'estero. In seguito del predestinato, Alex, il protagonista, decide, seguendo il consiglio di suo padre, di candidarsi, di ritirarsi quindi dalla corsa alla nomination repubblicana e di candidarsi, di accettare l'offerta di Trump e di candidarsi come suo vice, quindi diventare vice di Donald Trump. Ecco, io questo libro, per venire alla domanda di Emanuele, questo libro l'ho potuto scrivere da una posizione di privilegio, perché io dopo questa campagna elettorale fake sono stato ingaggiato da Vanity Fair e quindi ho seguito come reporter negli Stati Uniti tutti gli eventi più importanti della campagna elettorale, sia da una parte che dall'altra. Ho conosciuto molti dei protagonisti e diciamo che molte delle cose che si leggono nel libro chiaramente io le ho potute scrivere con cognizione di causa, perché le ho vissute direttamente sulla mia pelle. Vi do qualche
qualche chicca, ad esempio molti dei dialoghi con Steve Bannon, che è l'ex capostratega di Trump alla Casa Bianca, sono reali. Perché? Perché io nel giugno scorso ho avuto la grande opportunità di fare un'intervista in diretta video che è durata quasi un'ora a Steve Bannon, che ha accettato il mio invito a essere intervistato da me, e molte delle cose che dice nel libro in realtà me le ha dette sul serio nel corso di quella intervista. Non posso dire chiaramente la stessa cosa per i dialoghi con Trump, perché non l'ho mai conosciuto di persona, però diciamo che ho chiaramente, avendolo seguito nella mia veste di editorialista, sicuramente mi ha portato a conoscere molto bene il personaggio. Ho letto tantissimi libri che raccontano, insomma, la sua esperienza alla Casa Bianca. Diciamo che poi ci ho messo anche un po' del mio, lavorando di fantasia, e sono molto contento del risultato, perché credo che questa verosimiglianza spinga e possa contribuire, no, attraverso un po' la leggerezza di un romanzo, a comunque soffermarsi da parte del lettore su temi, come avete visto, parecchio attuali e attinenti ai noi, con la nostra realtà di tutti i giorni. Per cui, cioè, adesso ci stai un po' svelando, diciamo, tutto l'escursus, no? Per cui, ecco, chi legge o chi ha letto già questo libro, come stai dicendo giustamente, insomma, è attualità, no? Trump e Bannon sembrano giustamente più che reali, no? A questo punto, perché siamo quasi a ripetere nomi che sono anche veri, no? Per cui, chi scrive, chi fa romanzo, è chiaro che è anche un po' di fantasia, no? Però certo, hai qualcosa di segreto ancora che non vuoi, o non vuoi, puoi svelare, per dire, no? Di questo. No, io allora devo dire una cosa. Io nel 2016 fui contattato da entrambi gli staff, sia della Clinton che di Trump. Tant'è che la election night io l'ho passata, l'ho trascorsa nel quartier generale di Hillary Clinton, e in Pennsylvania addirittura ho collaborato con lo staff della campagna di Trump per la parte relativa al web. Mi hanno chiesto di trascorrere un pomeriggio con loro, gli ho dato, diciamo, il mio parere sulla loro attività per conquistare quello stato in bilico. Io credo di non essere andato molto lontano dalla realtà, anche se adesso io non voglio svelare troppo poi del proseguo della trama, perché è bello anche lasciare, no, che ci sia l'effetto sorpresa. Sicuramente ci sono delle cose che ho caratterizzato in funzione anche proprio della fiction e quindi della fluidità della storia, però io penso che soprattutto riguardo alla origine del virus e diciamo così alle supposte motivazioni che potrebbero, uso il condizionale, aver fatto sì che questo virus fosse creato in laboratorio e dopodiché lasciato che si propagasse, ci siano delle motivazioni, diciamo così, ben precise di carattere economico e geopolitico. E qui mi fermo, perché voglio vedere e ascoltare Ema per capire dove vuole indirizzare questo nostro. Beh, allora, più che indirizzare adesso, io spingerei questa serata anche un po' come fa Giordano, no? Tipo fuori dal coro, cioè siamo qui e possiamo appunto liberamente parlarne e parlare magari
non con una visione dove tutti pensiamo appunto che ci sia dietro qualche trama globalista, però effettivamente tu hai iniziato questi anni, quando hai cominciato a partecipare anche tu stesso in prima persona, per poi arrivare a scrivere il romanzo, ma stavi appunto raccontando che hai anche vissuto in quei momenti, no, personalmente. Ma da qui a dire, e parliamo magari anche, perché c'è dentro nel libro, no, si parla del virus cinese, no? Per cui quanto tu puoi raccontare del tuo vissuto, di quello che hai potuto attingere, anche appunto perché noi abbiamo sempre visto, cioè guardiamo le nostre trasmissioni, ma poi ecco, magari io dico sempre, in America probabilmente non sanno neanche chi è Conte, mentre in America vivono direttamente in una loro realtà, a noi ci arriva di riflesso, per cui ti chiedo proprio sul discorso anche qui del virus che ci sta colpendo, tu che cosa puoi aver inteso, cosa puoi aver anticipato, che cosa hai potuto indagare oppure scoprire e dire cose che magari sono scomode, no? Guarda, intanto, scusate se intervengo un attimo, volevo solo aprire una parentesi per non andare avanti con quello che stai dicendo, cioè nella dimostrazione delle verità vere, diciamo così, o presunte vere, di quanto quello che tu hai fatto mi sembra quasi la prova provata di quanto sia più importante la comunicazione o lo strumento di comunicazione o quello che tu racconti che non la verità o la eventuale verità. È incredibile questa cosa. Volevo una tua considerazione su questa. Sì, innanzitutto che sì, gli strumenti di comunicazione sono fondamentali, ma è fondamentale il contenuto, no? Perché tutti li abbiamo a disposizione, però in pochi riescono poi a diventare, diciamo così, opinion maker sfruttandoli a pieno. In questo Alex, ad esempio, la candidatura di Alex è stata resa possibile da tutto un sistema che, come dicevo, è stato costruito in maniera scientifica e con cognizione di causa. Cioè, se io non fossi stato e non avessi conosciuto, diciamo, la politica americana, gli argomenti, eccetera, eccetera, non sarei mai stato credibile, quindi non mi avrebbe seguito nessuno fondamentalmente. Per cui è fondamentale il contenuto, no? Poi sicuramente c'è da aprire una riflessione, perché a sfruttare questi mezzi non c'è solo no, Alessandro Nardone con Alex Anderson per promuovere il suo libro, no? Abbiamo visto anche ad esempio come sono stati sfruttati dall'ISIS con delle tecniche molto anche, diciamo così, all'avanguardia proprio dal punto di vista della comunicazione dei messaggi subliminali, no? Se andate a cercare sul web, ad esempio, trovate queste immagini girate da videomaker professionisti che su questa spiaggia dove portavano i prigionieri che erano vestiti di queste tute arancioni, e se si fa un fermo immagine si nota come i prigionieri venissero sovrastati da questi loro giustizieri vestiti tutti di nero, che se si sta alle proporzioni dell'immagine dovevano essere alti almeno 2,5 metri, 3, quindi immagini alterate volutamente affinché nella percezione di chi le guardava, no, rimanesse impressa la superiorità sotto tutti i punti di vista, no, di ciò che rappresentavano i tagliagole dell'ISIS. Quindi questo per dire che purtroppo poi questi strumenti vengono utilizzati anche per scopi veramente deplorevoli. Per tornare alla questione cinese, del virus cinese, allora partiamo dal presupposto che io sono autore anche di un'inchiesta, diciamo vera, sulle origini del virus, e siamo stati i primi con Orwell.live in Italia a lanciare un'inchiesta in cui fondamentalmente dicevamo che la Cina, e questo lo abbiamo fatto l'inverno scorso,
in cui dicevamo che la Cina aveva delle responsabilità evidenti e che la comunità internazionale si dovrebbe rivalere nei confronti della Cina stessa chiedendo i danni a causa insomma, dei comportamenti che hanno fatto sì che il virus potesse propagarsi anche in tutto il mondo. Cosa ha fatto la Cina? Senza voler entrare nell'origine del virus, che dal mio punto di vista è assolutamente arriva dal laboratorio di Wuhan, ma poi vi dirò il perché se vorrete. Ma per quanto riguarda la propagazione del virus, e questi sono fatti, infatti avete ascoltato le parole di Trump, ma anche la Gabanelli, no, che è di tutt'altra estrazione politica, dice le stesse cose. La Cina ha arrestato i medici che per primi denunciarono, diciamo così, la comparsa di questo virus. In particolar modo uno di questi medici, il dottor Wang Li, è poi morto proprio di coronavirus, venne allontanato dal suo incarico e pensate, questo medico, oggi considerato un eroe, tornò a prestare servizio all'ospedale di Wuhan come volontario e fu lasciato morire di coronavirus dal regime. Altri, come avete ascoltato dalla Gabanelli, sono stati arrestati, le prove completamente distrutte e soprattutto la Cina per le prime 2 settimane non ha comunicato a nessuno, lasciando libera circolazione di persone e merci da e per la Cina, pur essendo consapevole di quanto stesse accadendo. Quindi già solo questo la dice lunga sulla malafede cinese. Dopodiché noi abbiamo ripreso ad esempio una inchiesta di James Kraska, che è uno dei più grandi esperti di diritto internazionale americani, un lungo articolo che abbiamo tradotto integralmente, dove lui in punta di diritto internazionale spiega perché la Cina dovrebbe essere accusata dall'intera comunità internazionale, mettendo in fila una serie di avvenimenti come quelli che ho appena citato, che circostanziano questa tesi. Detto questo, oggi vediamo che la Cina, dal giugno scorso, abbiamo e ci sono fonti ufficiali che oggi ce lo dicono, dal giugno scorso ha cominciato a vaccinare i propri cittadini, chiaramente tenendo all'oscuro di questo la comunità internazionale. L'economia cinese ha ripreso a volare e diciamo così, oggi è notizia di oggi che passerà questo vaccino alla Turchia, quindi la Turchia in questi giorni comincerà a vaccinare i propri cittadini e c'è da chiedersi perché, dal punto di vista geopolitico, proprio la Turchia per prima, e il Marocco. Al Marocco passerà il vaccino e delegherà la produzione del vaccino da distribuire in Africa, dove sono assai noti gli interessi espansionistici, le mire espansionistiche della Cina stessa. Oltre al vaccino, a Turchia e Marocco, la Cina garantirà una serie di aiuti anche di tipo economico e organizzativo, cosa che a molti addetti ai lavori, a molti osservatori, a molti analisti ricorda un certo piano Marshall, no? Che ci aiutò a risollevarci nell'immediato dopoguerra. Saranno tutti casi, sarà anche un caso, no, che il virus sia fuoriuscito, si sia propagato proprio a Wuhan, dove c'è questo laboratorio dove realizzano esattamente quel tipo di virus e che nel 2018 fu oggetto di non uno, ma di ben 2 ispezioni delle autorità internazionali, che documentarono l'inefficienza di quel laboratorio dal punto di vista della sicurezza.
redigendo dei rapporti che delineavano i tratti di un pericolo imminente a causa delle misure di sicurezza assolutamente inadeguate alla pericolosità dei virus che venivano, diciamo così, creati in quei laboratori. Potrei citare tantissime altre fonti, questi sono fatti, non è assolutamente complottismo, così come un fatto che la Cina, che piaccia o no ai così, i gendarmi, come li chiamava Giampaolo Pansa, del pensiero unico e del politicamente corretto, in Cina non c'è una democrazia, c'è un regime dittatoriale comunista. Dove viene represso qualsiasi tipo di, diciamo così, di non aderenza al regime, dove la repressione significa venire internati nei campi di rieducazione e campi di concentramento o ammazzati. Quindi non c'è una videosorveglianza di massa che è qualcosa di spaventoso. E quindi la Cina non può essere trattata come un interlocutore, diciamo così, normale. La Cina è la Cina e quindi è un paese ostile, ma che ha molti soldi e quindi, diciamo così, che ha tutti quei soggetti che campano con i soldi, direttamente o indirettamente provenienti dalla Cina, no? Fa comodo, e che quindi la difendono e ne parlano come se fosse un interlocutore democratico, cosa che invece non è. Questo è, diciamo, una sintesi. Poi, evidentemente, nel romanzo, chiaramente, tutti questi fatti vengono inanellati, ripeto, e inseriti in un'ottica chiaramente in un quadro narrativo che è anche orientato proprio al coinvolgimento del lettore, quindi ci sono colpi di scena, ci sono chiaramente degli aspetti inventati di sana pianta, ma che sono funzionali alla trama del romanzo, però leggendo il romanzo di questi temi, insomma. Su questi temi si riflette sicuramente. Ecco, questo io credo che sia un tema sul quale sarebbe bene che non soltanto l'Italia, ma l'Occidente intero cominci ad aprire gli occhi. E allora, vedi, ascoltando anche le tue ultime news, no? Poi dopo noi parliamo anche tra di noi, ascoltiamo i nostri amici, vuoi che siano amicizie di area, nel senso che ci circondiamo appunto di queste conoscenze che alla fine. Onestamente, diciamocelo tra di noi, verità per verità, noi queste cose, noi che facciamo finta che non esistano, che non, noi che la pensiamo differente, lo stai spiegando tu alla fine, ragazzi. Cioè, la Cina oggi è ripartita. Veniamo a scoprire che hanno il vaccino. Veniamo a scoprire che appunto stanno facendo a livello mondiale accordi. Interferiscono in maniera anche occulta perché quello che viene a che si viene a sapere, si viene a sapere, magari lo veniamo a sapere magari dopo 2 mesi, ma è ormai conosciuto in tutto l'Occidente, se vogliamo noi, l'America, che ha delle mire espansionistiche devastanti in Africa, l'Africa d'oget, perché noi che l'abbiamo sempre bistrattata a livello, visto che noi bianchi siamo andati a sfruttare l'Africa nera, il continente nero, mo arrivano questi signori gialli, e però cosa succede? In maniera neanche tanto più segreta, silenziosa, stanno colonizzando un territorio che è un continente che sappiamo benissimo che a livello di materie prime, materie umane, parliamoci tale perché non è che vanno giù a aiutare, secondo me,
i popoli africani, ma perché li andranno sicuramente a sfruttare successivamente o ancora in questo momento, noi non lo sappiamo. Però dire che cosa a questo punto, la mia osservazione non critica, quasi da incavolato, cioè noi siamo qui a parlarne, ascoltiamo queste verità che non sono appunto neanche quasi più nascoste e le accettiamo pedissequamente in maniera inerme e ci stupiamo anche dei nostri governanti che accettano, magari poi come dici tu la Gabanelli, oggi un report con il suo sostituto che viene a evidenziare che anche i nostri politici chiaramente o in maniera più scura hanno delle aprono relazioni internazionali finanziarie. Poi magari vero sì, vero no, sarà da provare o ci sarà qualcun altro che dirà se l'hanno fatto in maniera come reato, che sono stati finanziati. Però cosa sto dicendo? Signori, cosa facciamo? Continuiamo ad assistere questa continua involuzione, chiamiamola così, perché adesso io mi sono spaventato, scusami Ale, non sapevo questa cosa della Turchia. Che riceverà il vaccino dai cinesi. E cos'è che sta succedendo? Che questi signori, al di là di averlo fatto con dolo, di aver lasciato scappare il virus, ma sapevano chissà come mai, adesso hanno il vaccino senza averlo neanche poi detto subito? E allora qualcosa, signori, pensiamo che c'è qualcosa di dietro, non tanto di malefico, ma qui vogliono conquistarci. E non continuiamo a metterci le fette di salame sugli occhi, punto. Io direi, adesso ho un'altra domanda, poi aprirei magari appunto il dibattito, tanto Certo, siamo liberi di assolutamente. parlare, in questo canale siamo liberi di parlare. Ecco, volevo chiederti comunque un'altra, come dire, domanda o chi ha letto appunto il libro, eccetera. Mi rifaccio anche un po' all'altro libro, Yes We Can, Webcan, dove tu, è anche un bellissimo, diciamo, excursus didattico su tutto quello che è un po' l'internet, da quando è nato, eccetera, per arrivare poi anche alla gestione di questi big data, di tutte queste informazioni che è anche qui nel libro, anche a livello romanzato, comunque sia. Al di là del controllo, al di là di che c'è dietro, comunque anche sui candidati, e qui torniamo appunto alle elezioni americane, in questo grande stato, dove appunto le grandi multinazionali, dei dati, no, da Google a Facebook, eccetera, eccetera, è importante perché lo affronti questo problema del deep state, cioè questi dati che appunto manipolano o comunque poi arrivano a inficiare sulle decisioni dei politici. Addirittura, adesso ti lascio, hai già capito un po' la domanda che ti volevo Sì, fare, cioè quanto può essere anche qui, non tanto più. Non saputo, si sa, lo sappiamo, ce lo vengono a dire, il Grande Fratello, che lo stiamo anche usando internet, grazie a Dio ci sono anche delle cose positive, però a questo punto ti rifaccio non tanto la domanda, ma vorrei che tu ci facessi la tua riflessione, ecco, su questa cosa appunto dei deep state, cioè chi manipola addirittura le decisioni di questi presidenti che poi alla fine comandano anche loro, cioè delle grandi nazioni e delle grandi economie.